Ciao ragazzi, oggi si fa l'unboxing dei regali. Me l'ha mandato Salvo da Messina. Salvo è quello che gli ho spedito io il Bravo nella scatola. Faccio un regalino perché mi sono trovato bene con te. Non è da tutti i giorni ricevere regali. Anche qui ha speso 19,90 euro di spedizione. Per la fantastica Titti, che questo si lascia da una parte per lei. Salvatore è fantastico, no, fantastico di più. Un bel salame. E un altro bel salame. Sa benissimo che mi piacciono gli affettati, quindi cosa c'è di meglio? E anche assoluto per bene. Qui cosa abbiamo? Qui immagino cosa c'è, che lui mi ha detto qui dentro ci dovrebbe essere un vino fatto dalla sua famiglia, da lui. Un'altra qui, ma lei mandiamo qua, quanto ti mandiamo? E meno male l'ha messo nella latta, perché se no guardate le botte qui, cioè mandavo 10 litri di vino. Aspetta, non è finito. Qui che c'è? No, guarda che bellezza, raga. Guarda che bellezza. Non so che roba è, però adesso sono pasticcini, qualcosa del genere. Per la felicità della Titti. Infatti, Ciccio, voglia di Ciccio Parisi.
Pasticceria, Rocca Lumera, Bar Ciccio Parisi, fa anche pubblicità. Poi abbiamo un'altra scatola qui, non c'è nulla. E in questa scatola che cosa c'è? Visto quando dico io gocciola l'olio, eccolo qua. Abbiamo un mozzo a variatore dove a lui gli si è rotto il pernettino che è qui dove si avvita per mettere l'olio all'interno. Ora io questo glielo risaldo e lui ha un mozzo a variatore senza ricomprare un altro nuovo. D'accordo, io ringrazio Salvo, grazie per questo della Titti che si fa aprire a lei quando torna. Zitti, pasticcini, 2 stagne di vino, mozza variatore che glielo sistemo io, glielo rimando, lo riapro, glielo ricontrollo tutto, se c'è da cambiare cuscinetto e gabbiarrulli e i fantastici salami. Questo, bah, è un bellissimo regalo, non di più. Grazie, grazie Salvatore, grazie, 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 grazie. Ora, dammi un paio di giorni, ti sistemo questo mozzo e te lo rimando. Fischia quando si dice che il regalo è sempre vivo.